Buongiorno, lunedì 5 dicembre. Tutta la rassegna stampa è incentrata sul voto referendario sugli sviluppi. Dopo il no, la sconfitta di Matteo Renzi. Apriamo subito con la prima pagina di Repubblica. Trionfa il no. Renzi lascia contro la riforma il 60%. Il sì crolla soprattutto al Sud, affluenza record ovunque. Il discorso delle dimissioni del Premier: ho perso, è solo colpa mia, vado via senza rimorsi. Grillo e Salvini subito al voto, Berlusconi ora larghe intese e intanto l'euro scende ai minimi. Ovviamente nella foto c'è Matteo Renzi in primo piano con lo sfondo con la moglie Agnese. Le lacrime di Matteo mi hanno mandato a casa. La crisi nelle mani di Mattarella, Padoan, Grasso e Del Rio, i candidati a Palazzo Chigi per un, per un governo di scopo. Il partito PD, la rivincita dei rottamati nuovo segretario ed è il punto con Stefano Folli, il colle arbitro della stabilità. Si chiedeva a Matteo Renzi di dimostrare senso del limite in caso di successo, ma ora il senso del limite devono dimostrarlo i vincitori di questo drammatico 4 dicembre. Successo dei Verdi anche in Austria, fermata l'ultradestra Van der Berlen eletto presidente e l'analisi con lo shock di Roma che si abbatte sull'Unione Europea. Sentenza di Cagliari, fine vita senza dolore, l'Asl deve garantirlo. E l'insulto del laziale Lulic dopo il derby di Roma. Rudiger Re Calzini: il razzismo fa autogol. Andiamo però con il primo piano e con le dimissioni di Matteo Renzi. No. A quota 60%, Renzi lascia in lacrime. Sconfitta mia, chi ha vinto faccia proposte. Il voto regione per regione con il dato della Campania, anche nella nostra strisciata: il 68,4% per il no, il 31,6% per il sì, quindi vittoria anche in Campania per il no al, alle modifiche costituzionali. Avanti. Pagina 3, la solitudine del Premier sotto assedio, io non ci sto, ma c'è l'opzione rilancio, lo sfogo con lotti e sensi, se così tanti vanno alle urne e passa il no, significa che il Paese vuole mandarmi a casa, però i voti sono 2 milioni in più dal 2014 e da qui si può ripartire. È stato anche lo scandalo relativo alle matite che si cancellano, Viminale no, sono indelebili, il chiarimento dopo le polemiche e decine di segnalazioni sul rischio di falsificazioni all'hangar dei voti esteri, proteste di Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana. Avanti con Repubblica, il dopo Renzi. Padoan in poll, ipotesi grasso, le carte in mano al Presidente della Repubblica Mattarella. Al voto, qui nella foto, a Palermo, per evitare un ritorno immediato alle urne, il Capo dello Stato esplorerà il tentativo di varare un governo di scopo che assicuri stabilità e affronti il nodo della legge elettorale. L'italicum non vale al momento per il Senato. Ecco i volti dei tecnici con Piercarlo Padoan che sembra in poll. E Giuliano Amato. Politici Graziano Del Rio e Dario Franceschini, espressione anche come ministro del governo Renzi, in uscita. Gli istituzionali sono Romano Prodi e Piero Grasso attuale Presidente del Senato, gli outsider Paolo Gentiloni, titolare della Farnesina nel governo Renzi e Carlo Calenda, circolato senza troppe chance anche in nome del Ministro dello Sviluppo Economico. Per il Colle la prima scelta era Renzi ma è lo stesso Premier ad essere passato al piano B che non potrà comunque prescindere dal Partito Democratico, il cui segretario è proprio Matteo Renzi. Avanti con le reazioni del Movimento 5 Stelle, Grillo e i suoi fanno Festa, abbiamo fatto il botto. Ora, subito alle urne, al di là dell'Italicum, il Movimento Triunfo e puntano ad andare a votare subito. Non serve cambiare la legge. Il Premier è stato sconfitto insieme ai media. Roberta Lombardi, deputata del Movimento 5 Stelle, non ci mettiamo al tavolo con forze che sono state delegittimate dal voto popolare. Quindi, la conferma del Movimento 5 Stelle di non allearsi con alcun partito per governare. Parte. L'operazione di Maio, candidato, scontro sulle regole primarie libere, con il retroscena per i grillini divisi sul metodo per decidere il nome voto aperto contro Rosa Ristretta, allo studio un sistema anticorrenti. Ed è polemica con la Raggi che posta il no su Facebook, io dico no e voi, così ha scritto sul profilo Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi postando una sua foto alle urne. La foto e la frase scelta per accompagnarla hanno scatenato le polemiche degli utenti del social network che hanno accusato Raggi di aver violato il silenzio elettorale. Anche qui polemica per quello che può essere lo sviluppo nei prossimi anni della, del silenzio elettorale sui social network non tanto garantito. E allora da Repubblica Nazionale a Repubblica Napoli per vedere anche i risvolti legati alla nostra regione con il voto Metà della città premia il... No, de magistris, la Costituzione è salva, affluenza bassa rispetto al centro nord con il 53.84, il sindaco vince il popolo, Renzi respinto. Notizie in alto, domenica nei musei folla di visitatori. Conferma anche nel weekend. Il selfie delle suore alla Reggia di Caserta come curiosità. E per il basket il KO di Avellino raggiunta da Caserta OK. Sosa, il trascinatore contro Brescia. Di spalla il Napoli a Lisbona si gioca gli ottavi e 26 milioni di euro in caso di qualificazione al turno successivo della Coppa Campioni. Con l'analisi Gabbiadini a Lisbona, Antonio Corbo c'è. Un solo modo per superare in Champions la frontiera di Lisbona, il Napoli deve capire come e per chi ha battuto l'Inter venerdì sera, che l'ufficio perdita in Italia della cinese Suning l'abbia favorito, è anche evidente. E avanti con il voto referendario, dei Magistris esulta, Renzi è respinto al voto metà città, ma il no sfonda. Il fronte antiriforma riforma in festa dopo i risultati, affluenza bassa rispetto al centro nord. Un'affluenza bassa in città Napoli rispetto al centro nord con il 53.84 e il sindaco con l'esultanza da Napoli già liberata dico che la Costituzione è salva. Luigi De Magistris brinda ed esulta per il no che in città si ora è il 70% da Napoli già liberata la Costituzione è e salva grande vittoria della democrazia, Renzi lo stalker autoritario è stato respinto. Ad Ischia Caterina al seggio a 102 anni in nome della Costituzione, si chiama Caterina Massaro e proprio ieri ha festeggiato 102 anni tondi tondi come andando a votare naturalmente, come ho sempre fatto e sorride nella dichiarazione. La ferra, matite cancellabili anche a Napoli in Campania e il pericolo dei brogli con la polemica che corre sui social. I controlli in città e a Salerno, molte segnalazioni dopo l'allarme lanciato sul web. Un caso all'Arenella dove una lettrice ottiene una nuova scheda perché su quella originaria c'era già un segno. Un sessantenne prova a cancellare con una gomma dopo aver votato in cabina. Ed eccola qui anche in foto la scheda. Elettorale con il punto, l'affermatite sui social si è scatenata la paura che i segni sulle schede non fossero indelebili come le altre volte e che le matite fossero diverse. I casi con gli elettori che sono corsi ai ripari anche portandosi la matita da casa, ma non gli è stato permesso di usarla. Denuncia e verbalizzazione nei seggi. Un elettore smentito ha denunciato in questura il possibile broglio, ma i controlli delle forze dell'ordine hanno dato esito negativo. Da Repubblica Napoli al mattino, tornando strettamente alle tematiche nazionali, sfonda il no, finisce qui il governo Renzi, ho perso io, ora tocca ai vincitori fare proposte, Movimento 5 Stelle annuncia pronti a governare, gli italiani in massa alle urne bocciano la riforma, il Premier si dimette e annuncia la sua indisponibilità ad un governo bis, i risultati tutti nello specchietto al centro della pagina, all'eccezione di Matteo Cancellata, Grillo raccoglie il fronte dei delusi. In Campania, travolto il sì, l'effetto de Luca, non c'è anche a Salerno il fronte dei contrari in netto vantaggio, i votanti sotto la soglia del 60%, anche a Napoli schiacciante sconfitta del Partito della Riforma. E c'è il caso con la sfida del sud, il governatore battuto da Emiliano. Il retroscena ai pareti del colle prima approvare la manovra, poi possibilmente una nuova legge elettorale con il subgiudice legato al Senato. Austria ai verdi, sconfitti i populisti, Van der Bellen eletto di nuovo presidente sul classato in nazionalista Ofer, quindi deriva appunto di destra in Europa che non sfonda in Austria. Croll a Lisbona si passa con la testa l'intervista all'ex campione olandese che anticipa la gara contro il Benfica, grande attesa a Napoli per l'ultimo turno del girone di Champions League che vale il passaggio del girone. Il verdetto per la politica nazionale, il referendum il no travolge le riforme e Renzi il premier si dimette in diretta TV. Il DDL Boschi respinto dal 60% degli italiani ed è boom dell'affluenza con il 69%. I seggi, partecipazione al voto oltre la media, ma il nord batte il sud che si ferma al 59%. Sondaggi un effetto Brexit o Trump sul risultato elettorale confermate. In questo caso le previsioni della vigilia. La lunga attesa, la lunga giornata dopo una campagna referendaria polemica e dura. I dati dell'affluenza con pagina 3. Ancora tutti i dati e le polemiche, al sì non resta che il voto all'estero, ma l'affluenza non supera il 30%, il giallo della matita che si cancella, denunce anche a Napoli e Salerno con Piero Pelù che ha anche postato su Facebook l'allarme, la sua denuncia. L'esposto VIP, tutto vero, il post di Pelù scatena dubbi e verifiche a Catania, Roma, Isernia e Genoa. Il messaggino a scatenare il caos giorni fa su un sms virale su WhatsApp. I segni sulla scheda non sono inerebili. E la replica anche del ministero che rassicura: le tracce scritte sul foglio non sono eliminabili. E il bunker: caos anche nei seggi per il voto all'estero. I grillini, noi lasciati fuori per due ore. Ho perso io, lascio. Già pronto il dossier per il successore, il Premier indisponibile a un reincarico, tanti alle urne per mandarmi a casa. La giornata Matteo arriva al seggio sprovvisto di tessera, come voto sono conosciuto. L'intera domenica chiuso in casa Rignano, poi il consulto con il colle e l'annuncio media esteri, uno shock in Italia ora è un'incognita, un colpo per l'intero establishment europeo, le dimissioni annunciate da Matteo Renzi dopo la netta vittoria del No al referendum costituzionale aprono i siti principali di media internazionali, dal Wall Street Journal, il Francese Le Monde, i britannici Financial Times, BBC e Telegraph passando per la Spagna con il País. tutte le prime pagine riportano la breaking news con la sconfitta al referendum di Renzi, intanto in giornata c'è anche l'Eurogruppo con la rappresentanza italiana di Piercarlo Padoan che sembra indicato anche come polmen per quanto riguarda il dopo Renzi. E di fatti anche qui la foto del Presidente della Repubblica Mattarella che diventa protagonista in questa fase, la manovra prima di ogni scelta, il Quirinale frena l'addio sprint, più opzioni sul tavolo ma prima la moral suasion sul Premier. Il dopo, governo tecnico, Franceschini, Padoan o del Rio i più gettonati ministri legati al governo in uscita. La debacle, le code ai seggi, il segnale che il no era riuscito a trainare i militanti. E intanto qui anche i flash di quello che è stato il voto in Campania, ma anche a Fiumicino e a Savona per la sorpresa fotografare una donna di 57 anni sorpresa mentre fotografava la scheda nel seggio, interviene la polizia, come dovuto Voto, la campagna non diserta, il no sul classe e il fronte del sì, le riforme respinte dal 68% contro il 31%, affluenza al 58%, i vincitori con la riforma referendaria galvanizza gli uomini di Grillo e l'area dei Magistris a Napoli. Inoltre come riflessi De Caro arrivato da Bari la settimana scorsa per due comizi a favore del DDL Boschi a Santa Caterina, Nardella, il sindaco di Firenze originario della zona Vesuviana in emissione per il sì. E Gori, il primo cittadino di Bergamo innamorato della pizza al meeting napoletano. La provincia boom dello stop alla riforma. Oltre il 70% capoluogo nella media regionale. Approfondiamo ancora i temi. Con De Luca che perde a Salerno perché c'è il 60% di no, affluenza inferiore alle previsioni. Il governatore sconfitto nel confronto con Emiliano. Peggiori quelli della provincia per dati, percentuale più bassa della media regionale e l'amarezza con il Presidente che ha rinunciato agli impegni in pubblico per seguire con i figli le dirette TV. Cantona alle urne, il Presidente dell'ANAC ha votato a Giuliano, le rinunce con i seggi a Napoli, sostituiti 26 Presidenti in extremis e lo striscione dell'USB, la, la frittura era fredda e non c'è piaciuta. Agropoli, il flop del SIN sì è la città della frittura di pesce, perché sotto la quota 4.000 chiesta dal governatore al sindaco diventa diventata virale sui social, decisionista e pratico Alfieri, amministratore per lui, sempre percentuali bulgare alle elezioni. E quelli del sì con la resa dei conti nel Partito Democratico. Matteo ora vada via la sinistra, congresso a febbraio e niente primarie. L'anti Renzi sarebbe Bianca Berlinguer, lasso nella manica vantato da D'Alema. Il piano per la minoranza, niente doppio incarico per il nuovo segretario. In alto, Hollande: riforme coraggiose da. Renzi, il Presidente della Repubblica Francese. François Hollande prende atto con rispetto alla decisione del Presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi di dimettersi in seguito al risultato negativo del referendum in Italia. Ecco Hollande in un comunicato. Ricordiamo che Hollande ha preferito non ricandidarsi per le nuove presidenziali in Francia. Gli scenari dopo i primi exit poll molti hanno intravisto la possibilità di rivincita per giovani turchi e franceschiniani ormai tramonta ogni possibilità di listone unico. Temi legati a Napoli con il mattino no a Valanga sfiora il 70% affluenza in crescita anche in provincia maggioranza schiacciante dei contrari alla riforma. Voto omogeneo in tutte le municipalità. Sulla chiaia e Posillipo si contiene il distacco al 46%. Dei magistrati ha vinto il popolo. Costituzione Salva con il fronte del no che sorride. E poi. Anche la cronaca, Chiaia, l'alibi costruito in tre minuti: prima le pugnalate all'ingegnere, poi la fuga e il cambio degli abiti. 210 secondi. Un test raccontato e PM particolari decisivi per far luce sul delitto di Vittorio Materazzo. Il ricordo veronese è la sfida di inseguire scienza e ragione. All'interno. Sfonda il fronte del no, il 70% boccia la riforma. Dalle municipalità di Arancioni e Centrodestra la spinta contro il governo. Anche nel 2006 lo schieramento dei contrari bloccò la devolution di Bossi e Berlusconi. I quartieri Explua, a Scampia e Vicaria il sì riesce a toccare quota 46% solo a Chiaia. E poi la Costituzione salva, ora liberiamo l'Italia, De Magistris contrario al voto anticipato punta a rafforzare la leadership fuori dai partiti. Il sindaco e il suo impegno, decine di iniziative a sostegno del no e ora l'attesa degli sviluppi, il primo cittadino da oggi penserà al rimpasto in giunta e a mettere ordine tra gli arancioni. La vittoria del no spero sia per Renzi l'occasione per un bel bagno di umiltà in riferimento a Renzi. Il governatore De Luca ha fatto campagna elettorale porta a porta anche in questa occasione. Nessun politicante di turno metta cappello sui risultati, ha vinto soltanto il popolo, come obiettivo di De Magistris. Poi tensioni, seggi tra voci e veleni, sospetti e proteste sulle schede, però impossibile cancellare scritte e segni. Per chiudere da Napoli... Nella sede PD scende il gelo, Tartaglione, il voto si accetta, la sconfitta era nell'aria, nessun dirigente a seguire il voto. Voti del Partito Democratico in Campania, la mobilitazione in Casa Demme c'è la voglia di riscatto dopo il flop alle ultime comunali, il grande impegno sul referendum legato anche al riposizionamento in vista del congresso. Notizia con Bassolino che cade alla mini maratona e si frattura un polso, sarà operato, soccorso dai medici dell'oreto mare, è voluto subito ritornare a casa, aggiorni l'intervento al Pellegrini. Dal mattino Napoli a quello di Benevento per le notizie anche dal Sannio con il Sannio che boccia la riforma, valanga di No. Vince il fronte che si opponeva alle modifiche costituzionali. Nel capoluogo massiccia presenza alle urne. Nella notte le prime reazioni degli esponenti politici. Da oggi parte l'analisi del dato elettorale. Partecipazioni e grandi. Progetti al di là della vittoria del Sio del No, il Sagno un successo l'ha ottenuto, un'alta percentuale di votanti, quasi il 63% in linea con i dati nazionali. Confindustria, l'insediamento di Viverini, passaggio di consegne con Mataluni alla cerimonia del Presidente Boccia e De Luca. Tartufo, una miniera nascosta per l'economia, pesco, emergenza stop, l'acqua ritorna potabile. Dalla sanitaria radioterapia ok al rummo liste lunghe. All'interno. Il Sannio boccia la riforma, alla uh, fine una valanga di no, vince il fronte che si opponeva alle modifiche costituzionali. In foto del basso De Caro al seggio, tra sfiducia e dubbi per il cambiamento, il dovere del voto. Anche prima della cabina, accesi dibattiti sul senso della consultazione nazionale, gli anziani hanno aderito fin dalle prime ore del mattino per esprimere la loro opinione sulla scheda elettorale. Ancora Mattino Benevento, lento afflusso di elettori. In serata arriva il boom. A Ceppaloni, sollevato il caso della matita non inderebbe come in tante parti d'Italia. La foto del sindaco di Benevento, Clemente Mastella. E poi le reazioni con la soddisfazione di De Girolamo perché ora ha vinto tutto il popolo. Andiamo anche sulla prima pagina della città. L'ondano spazza il renzismo, Campania e Salerno in linea con i dati nazionali. Oggi il Premier si dimette e le elezioni appaiono come vicine. I dati di spalla e in foto De Luca con Matteo Renzi. In città i tanti delusi sconfiggono il governatore. Ad Agropoli indigesta la frittura per Alfieri e Piero De Luca commenta: Non prevedo ripercussioni a livello locale. Dalla città andiamo sul nostro sito www.ottopagine.it per la cronaca di quello che è stato anche per noi dopo la diretta di ieri con i direttori Melillo e Trapanese. Renzi il no ha vinto, mi dimetto, grazie a tutti comunque. Il Premier, il mio governo è finito, domani alla quirinale per le dimissioni, agli amici del sì che hanno condiviso il sogno della riforma un abbraccio forte, abbiamo ottenuto milioni di voti ma non sono bastati. Coron Page. L'Italia poteva cambiare in meglio, occasione sciupata, la nota di Assunta Tartaglione sul nostro sito, il Partito Democratico in Campania, referendum in Irpinia, stravince il no, i dati comune per comune, scrutini, i numeri ufficiali sulla d'Aquiloni e Zungoli, vince il sì. Altro dettaglio di quanto aveva comunque vinto il no anche nella provincia irpina. Home page con il referendum costituzionale alta affluenza nel Sannio abbiamo dato già conto con il mattino. Hanno votato oltre il 63% degli aventi diritto. San Giorgio delle Sannio alle 1 con il 70.4. E poi Salvini mi aiutate a mandare Renzi a casa, il leader della Lega Nord lancia l'hashtag su Twitter e Facebook il referendum, i primi. Dati, vince il no, hanno scelto i giovani, dati sopra il 55%. Era ovviamente una notizia di aggiornamento per quella che è stata poi la notte con i dati ufficiali conclusivi soprattutto. Andiamo allora con l'Irpinia, con le slide da Avellino. Ancora aggiornamenti per quanto riguarda il referendum e con la sezione attualità. Andiamo a conoscere nuovamente il progetto del Pino Irpino nel servizio di Angelo Giuliani. Una nuova tre giorni ricca di avventure in giro per l'Irpini. È tutto pronto per la terza edizione del Pino Irpino, presentata questa mattina in conferenza stampa. Quest'anno ci sarà un filo conduttore ad unire i terremotati Irpini dell'80 con gli sfollati del recente drammatico terremoto nel centro Italia. Il Pino Irpino si arricchisce infatti di un nuovo obiettivo: quello di dare un aiuto concreto al comune di Castel Sant'Angelo sul Nera, piccolo borgo marchigiano distrutto dal sisma attraverso una raccolta fondi. L'8 dicembre saremo a Castel Sant'Angelo sul nera proprio per far vedere che da lì comincia il nostro tour solidale, anche perché in tutte e 118 tappe raccoglieremo dei fondi per la ricostruzione di quel piccolo comune che tanto ci ricorda uno dei tanti piccoli comuni a colpiti dal terremoto dell'80. La carovana solidale che in tre giorni, dal 9 all'11 dicembre attraverserà i 118 comuni irpini percorrendo circa 1000 km si concluderà la sera dell'11 dicembre ad Avellino lungo il corso, dove verrà acceso l'albero di Natale decorato con le 118 decorazioni donate durante le tappe e provenienti dai comuni della provincia. Torneremo qui ancora una volta carichi insomma di meraviglia e carichi soprattutto di decorazioni per l'albero di Natale, accenderemo il Pino Irpino al centro del corso, quindi che sarà per tutto il periodo natalizio davanti alla villa comunale di Avellino, dove appunto per, per un mese si racconterà anche in pieno centro quel, che cos'è l'Irpini e che cosa sono gli Irpini. Sezione cronaca della versione It di otto pagine: padre e figlie tornano a casa e trovano la mamma morta. togliersi la vita è stata FM cinquantenne di Bosco tre case Napoli e poi cronaca con il crollo soffitto nella scuola del seggio non è vero, il COISP vogliamo i certificati di staticità dell'edificio, ancora polemiche per le scuole. Bombe in casa volevano festeggiare Capodanno. In casa anche sigarette di contrabbando. Oltre bombe in casa, si accascia in chiesa e muore durante la messa, una domenica tragica, un malore fulminante mentre prega a messa, un 65enne stava assistendo alla messa domenicale in una cappella di un condominio del corso Vittorio Emanuele ed è morto sul colpo a riportarlo. Sono stati inutili soccorsi del 118 immediatamente giunto sul posto. E giù dal quarto piano, grave una donna, 39enne, precipita per oltre 10 metri. Soccorsa dal 118, indagano i carabinieri. I dettagli nel servizio. Tragedia sfiorata questa mattina a guardia San Framondo, in provincia di Benevento, dove una 39enne è precipitata dal quarto piano della sua abitazione. Un molo di oltre 10 metri che si è concluso in un cortile. La donna si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Rummo di Benevento è accaduto questa mattina, erano circa le sette quando è scattato l'allarme lanciato da alcuni residenti della zona di Via Cesco Martone, che hanno udito i lamenti della 39enne ed ha allertato 118 carabinieri. Sul posto sono accorsi i medici e gli infermieri dell'equipe di rianimazione, che ha prestato le prime cure alla donna che successivamente è stata trasportata in codice rosso presso il nosocomio Sannita. I carabinieri della compagnia di Cerrito Sannita hanno effettuato il sopralluogo ed i rilievi per accertare la dinamica dell'accaduto. Al momento l'ipotesi più accreditata è che la donna si sia volontariamente lanciata dalla finestra. Un gesto estremo dunque, che per ora, per fortuna, non ha avuto conseguenze tragiche. Ci spostiamo a Caserta con le slide. Referendum in provincia di Caserta vince il no, dato confermato anche nelle altre province. Una volalto grintosa batte il cisterna per il volley. Documenti non in regola: sequestrati 200 kg di pesce. A Marcianise, controlli della capitaneria di Porto e dell'Aslo in un centro di distribuzione, inoltre, da terra di lavoro. Aggiungiamo colpi di fucile contro negozio e supermercato con un arresto. I carabinieri hanno fermato e trasferito in carcere uno 52enne. In più, scontro tra auto e bus, muore la signora delle giostre. Lo schianto mortale, il Villa Cavaliere aveva 60 anni. Andiamo a Napoli. Referendum dei Magistris, il vincitore è il popolo. Crollo soffitto nella scuola seggio: non è vero. Margherita vota a cent'anni la nonna del sindaco. Accade a San Giorgio a Cremano ad accompagnarla Giorgio Zinno e il compagno Michele Ferrante. Sempre dal capoluogo di regione: bombe in casa. Volevo festeggiare Capodanno come commento al ritrovamento delle bombe in casa: si accascia in chiesa e muore durante la messa. Salerno con le slide. Banchetto in strada, il web si indigna, ecco i nostri turisti. A Salerno è polemica sui social. Una foto postata sul gruppo social Figli delle Chiancarelle ed esplode la polemica in città, un vero e proprio allestimento con tante buone pietanze in strada, in via indipendenza nei pressi del Teatro Verdi di Salerno per mangiare di gusto e poi magari passeggiare tra le strade vestite a festa della città. Ma non è stato l'unico banchetto della domenica a Salerno. Una seconda foto immortale, a un altro gruppo di ingegnosi turisti che riuniti in un gruppo Grand Hotel Salerno hanno sfoderato altre bontà e panini di ogni tipo. Cora Salerno, rapinano un distributore di benzina e portano via 2.000 euro. Accade ad Eboli, sezione cronaca. Rissa nella notte in centro, in manette, due extracomunitari a Salerno. Tenta il suicidio tagliandosi in le vene, salvato in extremis ad Altavilla Silentina. Ed ecco la truffa del momento. Attenzione al furgone bianco. Si spacciano per finti operai della compagnia elettrica. Entrano in casa e rubano di tutto. Altro sguardo a Benevento: auto in fiamme al Rione Ferrovia e giallo. Benevento, ecco i convocati per la sfida col Cesena, sfida di questa sera, il Monday Night tra Benevento e Cesena. I dettagli sul nostro sito, ovviamente tanti spazi di approfondimento su 8channel696. Santa Barbara dai terremotati, una torta per vigili del fuoco, sosta selvaggia, segnaletica fai da te contro i cornuti. La risposta ai diffusi comportamenti incividi, c'è cioè chi ha scelto la mo modalità stanziale, piazzando un cartello dinanzi all'ingresso di un garage, un negozio, un vialetto e chi invece ha preferito che il messaggio diventasse mobile. Ed è tutto per la rassegna stampa di inizio settimana, ringrazio nel regia vi ricordo l'informazione che torna alle 11 alle 12 con i touch all'interno di 8 mattina e poi il TG delle 14, grazie e buona giornata.